Questo è collegato così. Scenario unico, irripetibile, fantastico, meraviglioso. Dal balcone naturale di Tivoli sulla campagna romana e sulla periferia romana. Qua in questo lato si vede la grande estensione di Villa Adriana, che solo in minima parte è stata scoperta, studiata, e eccola là, questa parte, diciamo sul piano dove si vedono i cipressi giù in fondo, lì c'è il Ninfeo, e diciamo tutta la parte verde, la parte posteriore a quella lì, per almeno un 150-200 ettari, è l'estensione della villa di Adriano che aveva originariamente. E qui adesso andiamo a colpire l'autore dei misfatti della settimana. L'autore dei misfatti della settimana è il dottor Giorgio Vitali, che costantemente ci scassa abbondantemente, anzi non costantemente, ci scassa abbondantemente tutte le settimane. Coglioni e ovaie. Hai detto te, io ho detto solo che ci scassi. Il nostro grido, cari amici, il nostro grido di battaglia sia: svuotate l'alvo. Costantemente vuoto deve essere. Ecco, perché giustamente dobbiamo facilitare la penetrazione. Vedi, ad esempio, non è soltanto lo Stato italiano che dice che ci sono apparentemente delle leggi votate dalle Camere, no? Poi, siccome mancano i sistemi di applicazione, no? E le leggi di applicazione sono tutte leggi votate a vuoto, fumo negli occhi per i gonzi. E qui è lo stesso. Il Papa quante ne avrà dette per riportare le pecorelle smarrite? E i pari ce ne hanno detto manco per sogno. Appunto, dice, noi parroci abbiamo un'arma in mano, adesso poi leggeremo questo. Noi parroci abbiamo un'arma in mano, che è quella di ricatto nei confronti di questi bravi giovani, i quali vogliono risposarsi e quant'altro. Fammi vedere! E allora giustamente dice, toglimi l'arma di ricatto. Poi questa qui è molto importante, relativa a Marino, ed è un articolo che appunto dice qual è il retroscena di tutta la questione, capito? Adesso lo vediamo in retroscena, perché sta qui. Allora, scenari, questo è uno degli ultimi numeri di Panorama, forse l'ultimo numero di Panorama, ok? Tra l'altro il bello è questo, Poste Italiane, il cambiamento siamo noi. Capiamo che bel cambiamento hanno fatto. È un cambiamento eccezionale. Molto peggio. Ma molto. Cioè, in pessimo, non peggio. Veramente. Allora, qui abbiamo scenari. C'è la faccia del ruolo, proprio. Non c'è niente da fare. Lui è assurdo ai massimi vertici perché si è permesso di curare, anzi si è permesso, curava quanto medico D'Alema, il papà di D'Alema, noto personaggio che da fascista è diventato comunista. Noto personaggio Ravennate, tra l'altro, qui ne sappiamo tutto. E questo personaggio è stato curato da questo Marino, e di conseguenza, come avveniva nel Medioevo, bisogna dirlo, padre di D'Alema, che è stato gerarca fascista. Non è stato gerarca, non era gerarca, era fascista. No, è stato comunque un ruolo, cioè una carica importante. Te lo dico, non c'aveva nessuna carica importante. Era comunque uno che scriveva sulla rivista Santa Milizia di Ravenna, diretta da Fidia Gambetti, il quale è diventato comunista anche lui. Però Fidia Gambetti, e questo c'è bisogno che ce lo ricordiamo,
è diventato comunista perché era andato volontario in Russia, è stato fatto prigioniero e per salvare la ghirba, e ha fatto bene, è diventato comunista. Però Fidel Gambetti, che poi fu relegato in una posizione abbastanza marginale da parte del partito, nella sua ultima, che come, tra l'altro come direttore mi pare della libreria Rinascita di Roma, o altri ruoli ma secondari, o anche del quotidiano Rinascita, no? Non aveva niente a che vedere con queste cose, ancorché è un intellettuale giornalista, lui era giornalista, e lui però ebbe l'onestà, e aveva ragione, a me mi capitò tra le mani il libro di un'intervista fatta poco prima che morisse, dove lui ha detto, io sono, a dire la verità, io sono rimasto l'ultimo fascista. E avendo preso delle posizioni coerenti col fascismo, era vero. Quindi vedi, anche le persone, anche se ti sembrano personaggi abbastanza squallidi, poi in realtà non lo sono. La cosa diversa, molto differente, lo diremo al momento opportuno, tanto l'ho già accennato più di una volta, è il ruolo di D'Alema a livello delle cooperative romagnole, che è stato all'origine della carriera del figlio. Dopodiché leggiamo questa cosa molto bella, perché sennò la gente non capisce cosa c'è in corso, qual è la battaglia in corso, è questa qui. Attenzione, l'eredità di Ignazio Marino. In attesa di sapere se la pedonalizzazione totale dei fori, ancora incerta, sarà davvero il lascito di Ignazio Marino alla città eterna, i romani possono calcolare un'altra eredità, quella delle assunzioni e delle nomine di dirigenti del sindaco dimissionario nei 28 mesi di permanenza in Campidoglio. Qui è molto chiara la questione. Come sempre, per questi cialtroni, è solo una questione dei soldi. Fra questi ci sono anzitutto i vertici di partecipate e controllate, come la CEA. Allora, la CEA è un'associazione per delinquere. Io ho una causa. L'abbiamo denunciata tantissime di quelle volte, ho perso anche l'ordine del numerico. Io ho una causa in corso con la CEA, non si capisce dove andrà a finire. Hanno tolto la corrente a mia cognata, donna di 90 anni, perché avevano fatto delle bollette false. Noi abbiamo denunciato e gli hanno tolto la corrente, tanto per dirne una. Quindi ACEA è una società per delinquere, nel vero senso della parola. Cioè, c'è qualcuno che si offende, ma detto che l'8 agosto del 2003, 2005, la signora ACEA è stata condannata a risarcire 25.000 clienti, utenti, e a rifatturare circa 580.000 fatture. Esattamente. False. Esattamente. Questo per dire cos'è la CEA. Però la dirigente della CEA, la presidente... Se una cosa così l'avesse fatto un privato, stava in galera per tre generazioni. Esattamente. Allora, la presidente si chiama Katia Tomassetti, una illustre testa de cazzo. Glielo ripeto, mi venisse a denunciare per offese, la porto subito in tribunale, mi deve ridare i soldi che mi ha fregato, deve dare i soldi a mia cognata. 146.000 euro l'anno. L'AMA, presidente Daniele Fortini, 79.000 più eventuale premio da definire. La società Risorse per Roma, presidente amministratore delegato Massimo Bartoli, già direttore esecutivo in Campidoglio, 215.000 l'anno. L'ATAC, capo del personale Giuseppe De Paoli, 200.000 l'anno. Allora, questa gente qui si pigliasse una volta la responsabilità del disfacimento di queste strutture. Non ce n'è una che funziona. I romani lo sanno perfettamente come funziona l'ATAC. Fra poco non ci saranno più i mezzi. Un pennello 240 euro. Esattamente. Ci compri un compressore che a spruzzo elettrico. Esattamente. Ma di quelli grandi.
200.000 l'anno, sulla cui assunzione senza concorso sta indagando per fortuna la Corte dei Conti. Ma la Corte dei Conti. Sì, ma dopo che è successo il fattaccio. Sì, sì, appunto. Non prima. Anche questo... loro bei mistificatori, bei imbucati, belli incapaci. Esattamente. Come noi abbiamo denunciato più di una volta. 7 volte di seguito. Ne mancano figure interne all'amministrazione di Roma Capitale, come il capo dei vigili urbani Raffaele Clemente, 170.000 l'anno, il segretario generale del Campidoglio Serafina Buarnè, guarda che il bello che si chiama Buarnè. Buarnè. No, appunto, i Buarnè erano per altra roba. La razza è la stessa, perché... capito? I figli di Gioacchina, Giuseppina invece di Gioacchina. Appunto, però è bella questa. Serafina Buarnè, scritto all'italiana. 176.000, ma mi faccio scrivere anch'io. No? Io mi faccio scrivere buona parte, però voglio anche 176.000. Una buona parte. Sì, appunto. Io mi faccio chiamare Napoleone Buonaparte, o Malaparte, che sia tanto la stessa cosa. E mi faccio dare 176.000 euro l'anno per non fare un cazzo. Per fortuna che non fanno un cazzo. E se no, se farebbero sconfiggere. Sarebbe una cosa pazzesca. Sconquassi. Il direttore del personale, Laura Benente, che è molto avvenente, Laura Benente, 115.000. Il ragioniere generale del Campidoglio, Stefano Fermante, lo dice: fermate. 115.000, nonché la responsabile delle politiche di coesione. C'è anche la responsabile delle politiche di coesione. Allora io che cazzo farà questo? No, viene a coesione, a questa vicchia. A coedere. A coedere. Sì. Allora, coediamo. Sabina De Luca, 206.000 l'anno, di cui 113.000 dal comune e il resto da Palazzo Chigi, mi pare ovvio. Ma soprattutto l'ex chirurgo ha fatto più di 140 assunzioni senza concorso pubblico per i suoi uffici e quelli degli assessorati. Ben inteso, in questo ha seguito le orme dei predecessori. È prassi consolidata che ogni nuovo sindaco ha ruoli, persone di fiducia, a condizione che non restino in servizio un giorno in più del primo cittadino. Il punto cardine è questo, ecco perché non dà le dimissioni, perché dovrebbero andarsene tutti quanti in questa corte dei miracoli, capito? Con le loro grucce, i loro giochetti, i loro le loro fuoco, pensioni da realizzare, il fuoco da mangiare, capito? Quella, sono tutti lì, no? Ecco. Solo che cos'è successo? Questa è la cosa bella, e la cosa più bella è questa. È successo qualcosa. Ma è proprio qui che la storia sembra destinata a cambiare in peggio con l'addio di Marino. A fare la differenza è una sentenza della Cassazione del gennaio 2014, quindi sai, deve entrare quasi in funzione, che ha reintegrato una dirigente del comune di Oristano, già allontanata dopo le dimissioni del sindaco. Secondo il giudice, infatti, la norma che vieta di oltrepassare il mandato del sindaco è meno importante di quella che stabilisce la durata triennale del contratto del dirigente, cui deve essere lasciato il tempo di esprimere le sue capacità e conseguire i risultati per cui l'incarico gli è stato affidato. Ora, su queste cose noi dobbiamo riflettere. Primo, la sentenza in se stessa ha una sua logica. È chiaro. Dice, tu sei stato assunto e devi avere il tempo per... Però, nel caso in cui queste persone si dimissionassero, e qui è un giro di svariati milioncini, no? Di euri. Nel giro in cui queste persone si dimissionassimo, primo, non potrebbero essere reintegrate, perché qualora facessero causa, io gli dico, ma sei tu che ti sei dimissionato. Secondo, qualora, attenzione, questo è il punto che è il più bello, che io se fossi un avvocato farei queste cose,
qualora loro se ne andassero e invece si riferissero di nuovo e facessero causa, riferessero a questa sentenza, io ci starei al gioco, perché direi giusto, la sentenza prevedeva che appunto questo direttore assunto dal comune di Oristano. Sì, ma fammi vedere i risultati, se non li raggiungi, so cazzi tuoi. Oh, ecco. Allora, siccome voi non siete capaci di fare un cazzo, allora io già a priori ti dico che va bene così, vattene e non rompermi più i coglioni. Al massimo. Se no, alla fine del mandato ti richiedo i danni. Oh, questa è la logica di potere. L'altra cosa sempre che voglio far vedere qui, che è molto bella, di cui se ne parla difficilmente, sempre questo numero di Panorama, è quello che c'è scritto qui, è molto bello questo. Ingorgo aereo. Capito? Ci mancavano pure i razzi. Sì, ma Putin ha detto: noi abbiamo il mandato ufficiale, sì, vogliamo fuori noi. Se vi becchiamo, vi buttiamo giù. Esattamente, è giusto. Io mi auguro e mi aspetto che ne buttino giù. Ti ricordi quando gli americani buttarono giù quell'aereo iraniano provocatoriamente? Ti ricordi? Allora, io se fossi Putin l'avrei già fatto. Poi abbiamo questo numero. Questo secondo avvertimento. Terzo avvertimento lo butto. Esattamente. Allora, sì, ma non ci vanno più, stai tranquillo. Questo è 7. Abbiamo qui una nota conduttrice che se fa la barba. Allora, questo articolo è quello che dobbiamo vedere perché francamente ci piace molto. Questo l'ho letto. Ne abbiamo già riparlato, ma bisogna riparlare. No, l'avevo letto per cavoli miei. Siamo sotto la dittatura del breve periodo, l'economia va cambiata. L'ex ministro ed ex sindaco di Milano lavora a un progetto internazionale per convincere i governi che sostenibilità... Che è, Albertini? No, è... ecco. Ah, la Moratti? Sì, ne abbiamo già fatto vedere. Ah, è vero, abbiamo parlato e ti ho detto che però è bene farlo vedere di nuovo. È affidabilissima, è una persona sicuramente la migliore del governo Berlusconi. Sicuramente. Allora, internazionale, per convincere il governo che sostenibilità e lotta alla povertà sono più importanti di PIL e profitto immediato. Questa cosa lo vogliamo dire di nuovo. A proposito, il fratello sta fallendo, eh? Sì? Pure lui. Massimo. Porca miseria. Con tutti i soldi che ha speso nel calcio. Così impara a buttare i soldi. No, allora. Fra l'altro è in fallimento pure l'Inter. Se fallisce Moratti. No, è proprio un fallimento già adesso, sì. Lo depositano a giorni, se ho capito bene. Buffone. Allora, questa cosa qui è importantissima, perché la faccio rivedere? Perché noi queste cose le abbiamo sempre sostenute. Allora, sempre, da 40-50 anni, esattamente. Per non allora, dire di più. Se voi vedete, e qui è molto una cosa molto importante che fa vedere queste due persone che sono no porto... aspetta, poi ci sono quei testa di cazzo di Auritiani che sono anche amici fra l'altro, che continuano a dire queste cose le diceva Auriti e basta. Sì, appunto. Allora, che cazzo, è ora che la finiscano. Allora, questi due sono due importantissimi personaggi, per fortuna che se ne parla, di cui diciamo due voci fuori dal coro. Ecco qui l'Indiana. Da sinistra il premio Nobel per l'economia del 1998, quindi una ventina di anni fa. Chi era, Modigliani? Amartya Sen, no, Amartya Sen. Ah. Eccola qua. Ok. Economista e filosofo indiano e il banchiere del Bangladesh, Muhammad Yunus. Quello... Vabbè, sempre un banchiere, dai. Eh sì, appunto. Non dobbiamo creare... operai, dobbiamo creare imprenditori. Allora, questa posizione che era tipica del pensiero mazziniano, oltretutto, tant'è vero che, ecco, questo lo dobbiamo dire, queste persone qua di cultura indiana sono molto, ma molto fedeli alla cultura mazziniana. Alla cultura socialista, quella originaria. Mazziniana, del socialismo mazziniano.
loro sono sempre stati, a tutt'oggi loro hanno un grandissimo rispetto di Mazzini, che loro hanno sempre, fin dai tempi delle lotte per l'indipendenza, anche a cominciare da Gandhi, per loro Mazzini è il Nehru, punto di, anche Nehru. Sì, è il punto di riferimento sostanziale. E proprio per dire la sostanziale. Ma loro sono sempre stati dell'opinione del piccolo terreno, della casa, della piccola proprietà. La proprietà. Della piccola l'uomo proprietà. Diventa se stesso se può. No, diventa cittadino quando è proprietario. Esattamente, e non quando è proletario. La finiamo con questo ultimo numero di questa pregevolissima rivista, in cui si fa il commento all'ultima opera di Kissinger, che è molto importante, perché Kissinger non è l'ultimo venuto, è un delinquente puro, però è uno che ragiona, ed è uno che, al contrario di altri interpreti della potenza americana come Brzezinski oppure Ledin, Kissinger è stato proprio molto più interventista. Ricordiamoci che lui era all'origine di tutto questo movimenti che sono avvenuti in Italia, chiamiamoli anni di piombo, di tal che una volta Andreotti rilasciò questa dichiarazione quando in un'intervista gli fu rimproverato che Andreotti era responsabile degli anni di piombo, e lui rispose: dovreste essere contenti e ci dovreste a noi, quindi si riferiva al governo Craxi e si riferiva a tutte quelle iniziative prese nel contesto mediterraneo e quant'altro. Ricordiamoci che il governo Craxi intanto ha potuto fare alcune politiche in quanto aveva come ministro degli esteri Andreotti, se no non avrebbe potuto farlo. Basta ricordare l'attentato che a questo, diciamo, in alternativa a questo fu fatto all'aeroporto di Fiumicino. Esattamente, tanto per dirne uno. E Andreotti disse: ci dovreste ringraziare, perché è vero, ci sono state delle stragi sui treni, ma quello che aveva progettato all'epoca, c'era la guerra civile in Libano, ricordiamocelo bene, quello che era stato progettato dall'amministrazione Kissinger era di fare dell'Italia un altro Libano. Ora, queste cose vanno dette, però a questo punto leggo una paginetta, perché questa paginetta deve servire ai nostri amici per capire il quadro generale, perché sennò non si capiscono le cose, per quale ragione l'America, che oggi è in crisi, crisi fortissima di eccetto di aggressività all'esterno, che vengono sempre pagati questi eccessi di aggressività. E questo libro è stato scritto da Kissinger, che ha oggi 91 anni. Infatti tutti i paesi dell'area di Medio Orientale oramai sono tutti a favore della Russia, esatto. Tutti che vogliono essere appoggiati dalla Russia, esatto. Accolti nell'area politica e la Russia che è in mano, il diplomatica Russia, così imparano, non il contrario, esattamente. Ma noi l'abbiamo già detto più di una volta, per cui questo accordo ci prende. No, addirittura l'Afghanistan ha chiesto un intervento. Sì, certo. L'altro ieri la Russia confine ha chiesto l'intervento della Russia per sedare la lotta civile, la cosiddetta lotta civile. Gli afghani che hanno inflitto all'URSS all'epoca una delle più grandi sconfitte della sua storia, gli afghani oggi chiamano i russi e hanno perfettamente ragione. Oh, allora, vabbè, lì c'è tutto un gioco bizantino, no? Di non lotte a caso, interne, il clan loro, che non a caso è stato chiamato il grande gioco da Kipling. Allora, se quella è l'area del grande gioco, sappiamo perfettamente cosa significa. Anche ed è vero. Dire anche che Kipling non era solo lo scrittore che conosciamo, era qualcosa di più e di peggio. Molto di più. Però come scrittore aveva centrato il problema. Come no, è uno in gamba. Allora, leggetevi il libro Kim, oltretutto anche il libro della giungla, perché è stato tutto lì. Va bene. Allora, il libro è intitolato Ordine Mondiale Mondadori 2015, pagine 504, euro 28. Henry Kissinger
è universalmente considerato un fautore della realpolitik, ed è verissimo. Secondo tale concezione, la prassi politica nell'ambito dei rapporti internazionali persegue esplicitamente interessi concreti, prescindendo da questioni ideologiche o etiche. Ha speso molta parte della sua vita nell'intento di definire per gli Stati Uniti d'America una politica estera realistica, e per 8 anni si è impegnato, non senza molte contraddizioni, per metterla in esecuzione. Ricordiamoci che Kissinger è stato quello che ha portato al potere contro Allende Pinochet. Cioè, contro il gran massone Allende, il massone Pinochet, tanto per dire che non è cambiato un cazzo. Sì, tanto per dire che comunque non vuol dire niente essere massone, capito? Perché ci si combatte anche tra massoni, così come ha ampiamente dimostrato la storia della Rivoluzione francese. Oggi, a 91 anni, torna alla ribalta con un nuovo libro, Ordine Mondiale, con il quale lascia un testamento politico e un messaggio di speranza in un momento di grande disorientamento dell'intero Occidente. Benissimo, è così. L'intero Ma Falco Occidente più di lui era Brzezinski, non ce lo scordiamo mai. Falco Come? Più di lui, in quegli anni lì, era Brzezinski. No, ma Brzezinski non è mai stato, attenzione, non è mai stato un Falco. Era ed è uno studioso della geopolitica vista nell'ottica di un quadro generale, di una scacchiera. Cioè, il concetto di scacchiera, che non c'era in Kissinger, c'è sempre stato in Brzezinski. Cosa significa concetto di scacchiera? Che tu, se vuoi essere egemone a livello mondiale, devi giocare su tutti i campi e devi giocare creando rivalità tra questo e quello. Divide ut impera. Come ha sempre fatto l'impero romano, come ha fatto sempre la Chiesa, vera erede dell'impero quella romano. Quella vera, non quella che ci fanno vedere. Sì, esattamente, quelle che ci fanno credere. E soprattutto, ad esempio, l'impero austro-ungarico. Quelli erano quelli che erano capaci. Loro erano il centro perché per l'Inghilterra soprattutto. Certo, ma l'Austria-Ungheria era, diciamo, una realpolitik vera, era sì. quella originaria. Esatto. Cioè quella di cercare di tenere sempre un piede in due staffe, in modo da controbilanciare le tensioni da una parte all'altra. Tant'è vero che poi, avendo il controllo dei Balcani, sapevano perfettamente che i Balcani, se li lasci a se stessi, si scannano tra di loro. Come è avvenuto nel primo conflitto mondiale, nel secondo e adesso. E nella guerra balcanica, suscitata e voluta dalla NATO. Oggi, a 91 anni, torna alla ribalta con un nuovo libro, Ordine Mondiale, con il quale lascia un testamento politico e un messaggio di speranza in un momento di grande disorientamento dell'intero Occidente. Questo articolo è stato scritto da Giuseppe Ladetto, che è uno studioso di politica e di geopolitica. Kissinger non si considera un semplice realista, ma, come sottolinea più volte in questo libro, un fautore di un ordine mondiale teso a salvaguardare il primo luogo, la pace. Allora, l'ordine mondiale è finalizzato sempre a salvaguardare la pace, ma è attraverso scaramucce locali. Sì, ma susseguentemente al concetto di egemonia. Allora, so fare anch'io a promettere la pace a patto che tu mi dai a me l'egemonia, a me americani. Allora, a me mi va bene l'egemonia dell'impero di Roma, non mi va bene l'egemonia dell'impero nordamericano, no? Anzi, tra l'altro, adesso anche il Canada ci sta scacciando dalle politiche nordamericane, voglio dire dove vanno a finire. Un tale ordine mondiale non è mai veramente esistito, ma secondo lui ciò che più gli si avvicina è il sistema scaturito dalla pace di Vestfalia. E io sto leggendo appunto questo capitolo proprio perché dobbiamo cominciare a centrare bene quale i problemi. Quale pace di Vestfalia? Quella del 19, di 20? Vestfalia. Vestfalia. Il sistema di Vestfalia
si è affermato nell'Europa del XVII secolo, cioè nel 600, a seguito della guerra, dei famosa guerra dei Trent'anni, che distrusse e spopolò la Germania. Ricordiamocelo bene, è stata una guerra nominalmente di religione, è stata comunque una guerra di religione, perché le guerre di religione sono le più aspre possibili, immaginabili, e se queste avvengono i genocidi più cruenti. Esatto, ci fu la famosa totale distruzione della popolazione di Colonia, 100.000 morti dichiarati. Se lo ricordo. Quindi, erano cristiani, eh? Cioè, vabbè, ma la differenza. No, erano protestanti, luterani, uccisi dai cattolici. Dai cattolici. Tanto sì, per fare. Quello sì, il contrario, scusa, sì, mi sono confuso. Sì. Comunque, quando la battaglia si fa tra cristiani, acquista le caratteristiche della massima violenza, no? Quando le vicende terribili di quella guerra di religione portarono all'esaurimento di tutte le parti in lotta, i delegati degli stati coinvolti nel conflitto, riunitisi nella regione tedesca della Westfalia, si impegnarono a definire... No, però va detto una cosa, che gli stati in questo caso erano le regioni tedesche. Sì, i Länder erano, sì, i Länder, sì, tedeschi. Sono stati, era una guerra interna alla prima Germania, dell'unificazione della Germania, certo. E ce n'erano circa 300. Certo. All'epoca di Bismarck c'erano 300 stati, tra cui molti stati il cui vertice era un vescovo. Dimentichiamoci. Adesso bene. Sono 23. Andiamo avanti. No, però... aspetta. Quello deriva dalla lotta delle investiture, che era il principe, vescovo, certo, o cardinale. Certo, certo. La doppia investitura. Ma questa cosa, avevano questo... trovato l'escamotage, sì, e poi erano i doppi incarichi. Certamente. Cioè faceva l'interesse sia dello Stato che della Chiesa. E poi accontentava le aspirazioni egemoniche. Ed è lì che si è scontrato proprio con più forza, perché è stata una lotta intestina anche come ruoli. Certo, certo. Come ruoli proprio di competenze giuridiche, capito? Mi è venuto in mente, qualcuno di voi, cari amici che ci sta ascoltando, si ricorderà di quel filmato in cui si vede che tutti i vescovi e i cardinali tedeschi non hanno salutato Benedetto XVI, non so se te lo ricordi, non gli hanno dato la mano, lui andava lì per dare la mano, non gliel'ha data a nessuno. Ecco, ricordiamocelo bene. Tanto per dire quanto sono buoni e cari. L'amore cristiano. Ma quando mai? Appunto. Allora, e si impegnarono a definire, attenzione perché questo è un punto essenziale, si impegnarono, e fa bene a citarlo Kissinger, si impegnarono a definire una pace equilibrata fra le potenze europee partecipi degli eventi bellici, al fine di evitare nuove guerre distruttive. Qui avevano distrutto tutto, cioè la distruzione. E Colonia era stata bruciata di vera intera. Una città. Erano in legno le città tedesche all'epoca, bruciavano, che era una bellezza. Una città, perché l'è sempre stata. Perché cosa hanno fatto gli inglesi di Colonia? Non l'hanno distrutta di nuovo? No, a Brema. Dresda è a un'altra Dresda. Cosa. No, a Dresda pure è bruciata perché era in buona parte in legno. Certamente. Le classiche case, sì, di legno tedesche con le intelaiature in legno e poi le tamponature in mattoni. Come ci sono ancora e si vedono benissimo in moltissimi centri francesi. Sì. In Francia, Toulouse, a il centro di Toulouse. Strasburgo pure. Appunto, Strasburgo meno, ma la Toulouse, il centro di Toulouse è tutto in legno. Sì, sì, sì. Bellissima, c'è tra l'altro una cosa meravigliosa. E voglio... No, ma il bello è che è legno pietrificato, perché sì, esatto, sono case che hanno 1000 anni, sì, e il legno è diventato pietra. Esattamente. Come quei reperti lignei, come cazzo si chiama? Vicino a Bomarzo c'è la foresta pietrificata. Sì, 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 sì. Però io volevo dire un'altra cosa, sempre sì, io passai a Colonia perché all'epoca cioè, devo fare un'altra riflessione molto interessante, calcolando che io all'inizio degli anni 60 ero già fuori dalle università, a me mi sembrava che la guerra fosse lontanissima, perché tu le cose riesci a vederle in prospettiva solo se ti allontani. Ora, no, noi ma soprattutto oggi... quando sei giovane non c'è un flash, un feedback
Assolutamente. Quindi per te un anno è una dimensione lunghissima. Assolutamente. Allora, quando ce n'hai 60, dividi la tua conoscenza per 60 quando volte. Quando andai per la prima volta in autostop in Germania, alloggiai proprio a Colonia, alloggiai in un bunker trasformato in albergo. E mi trovai in questa situazione che era accoglientissimo, belle stanze, ma era un bunker. Io mi ricordo che mi buttai sul letto e lì non ero più capace nemmeno di alzarmi. C'era una tale oppressione di questa struttura, i bunker dove c'erano magari comandi militari, leggermente elevato, comandi militari, grandi quanto un palazzo. Però, era un ostello della gioventù? No, quello non era un ostello, era proprio un bunker trasformato in un albergo, più o meno di un albergo, pagavi di meno ovviamente, eravamo per lo più giovani eccetera, ma era un bunker. E mi rimase, appunto, mi è rimasta ancora questa impressione estremamente negativa, che io ero caduto come in deliquio, non riuscivo, tanto è vero che mi svegliarono la mattina che ero ancora tutto ritornato. Vabbè, forse era anche dovuta alla stanchezza. Ero stanco, ma se fosse stato in qualsiasi altro albergo, figlio mio, non avrei avuto questa impressione. Anche perché poi mi sono giocato la possibilità di una ragazza che io non potevo fare niente. Eri in coma. Una ragazza olandese. Allora. Vabbè, mi è capitato anche a me qualche volta. No, ma io ero in coma. No, non è che non a me, quella ragazza che ti ho detto svedese di l'altro ieri, no? Sulla nave. Sì. Io ero in coma. Sono vomitato l'anima quella notte. Non parliamo dei vomiti. Vabbè, no, io devo dire la verità che non ho mai vomitato in barca, nelle navi. Quella notte era una cosa. Vabbè, allora andiamo avanti. I principi ispiratori dell'accordo stipulato prevedevano la rinuncia di ciascun paese ad imporre i propri principi religiosi e i propri valori ad altri paesi contraenti. Questo in latino si diceva cuius regio eius religio. Certo. Cosa significava? Attenzione, perché anche questo è indicativo di una dipendenza religiosa. Allora, se il re di quello staterello, se il principe di quello staterello era cattolico, i cittadini di quel paese erano tutti cattolici. Se era protestante, erano tutti protestanti. Cosa significa? Che la religione non sarà mai fede individuale e personale, ma è accettazione di norme comuni, sociali, generalizzate. Se no non si spiegherebbe per cui a tutt'oggi gli stati cattolici sono cattolici, quelli che per tradizione sono protestanti. L'unica eccezione è la Siria, il Libano, la Palestina. No, un momento, dove ci sono comunità le quali continuano a rimanere comunità. Quando noi parliamo di comunità cristiane. In Libano e in Siria ci sono anche comunità cattoliche molto estese, un milione o due di persone in Siria cattoliche. Ci stiamo spiegando. Quando noi parliamo di comunità religiose, significa continuità per quella comunità della stessa religione. Uno che in Siria nasce cristiano, muore cristiano, non è che cambia religione. Ah, certo. Quindi rara la religione è un elemento di connessione sociale è un fatto politico. E di cultura, culturale. È un fatto politico, non religioso. La religione non c'entra niente nel discorso di questo. Importante. Siamo noi che lo dobbiamo dire ai nostri amici. No, la religione è politica. Poi quando noi diciamo che il cattolicesimo, la Chiesa cattolica, fa politica, fa quello che deve fare. Il capo di una religione è la sua missione, fa politica. È la sua missione. Esatto. Anche se noi non siamo per nulla d'accordo, esatto. Però è la sua missione. Il mutuo rispetto dell'integrità territoriale, delle strutture politiche e della sovranità degli stati, nonché la non interferenza negli altrui affari interni. A seguito della pace di Vestfalia, l'Europa per un certo tempo non ha più conosciuto guerre così devastanti ed ha goduto di un certo equilibrio. Ma sono poi sopravvenute le sfide a questo ordine secolare. E Kissinger ne narra la storia, da prima la rivoluzione francese. Allora qui si vede bene, ecco perché ho voluto leggere questo articolo,
una minima parte dell'articolo, si vede bene qual è stato il ruolo fondamentale della Rivoluzione francese, che ha scompaginato un equilibrio che esisteva 200 anni. E Napoleone, ecco il ruolo di Napoleone, che un momento conquista tutto in nome della Rivoluzione, che scompagina quell'equilibrio. No, perché arriva a portare soluzione alle tensioni che già c'erano precedentemente. Sì, però c'era comunque quando arrivava Napoleone, erano tutti lì ad aspettarlo a braccia aperte come il liberatore. Vabbè, grossa fascia della popolazione la pensava in quel modo lì. Sì. Quelli che erano in favore della rivoluzione francese erano anche i supporter di Napoleone, pure se questo non c'aveva niente a che fare con la rivoluzione. No, teniamoci presenti in ogni caso che è chiaro che arrivava Napoleone, che rappresentava una rivoluzione che aveva tagliato la testa al re, tutti quelli che dovevano subire le angherie non da poco dei vari Reucci, ritorniamoci principi. Sempre alla massa di staterelli che dominavano in Italia. Quando noi parliamo di staterelli parliamo di una diecina di staterelli, ma in Germania erano 300, e poi l'unificazione è venuta solo 100 anni dopo, no? Nel 1866 erano 300 perché erano dissanguati dalla lotta religiosa oltretutto. Infatti il problema era quello, sono arrivati alla pace di Vestfalia perché non potevano andare oltre, erano completamente dissanguati e in vite umane e i soldi, per cui potevano nemmeno comprare le armi, gli erano rimaste solo le fionde. Oh, da prima la rivoluzione francese, Napoleone mise la sua quadro all'Europa cercando di propagandare il repubblicanesimo nel continente. Poi la Russia ha minacciato l'ordine europeo con il panslavismo. Ricordiamoci che prima della rivoluzione, e qui è importante tenere presente questo elemento, il panslavismo non è roba da poco, con la sua concezione autocratica e la visione di se stessa come alternativa all'Europa occidentale. Vedete bene che certe componenti e ideologiche, culturali e geopolitiche sono le stesse, perché se c'è un contrasto a tutt'oggi fomentato dall'ultra occidentalismo degli Stati Uniti tra l'Europa occidentale e la Russia, è lo stesso, no, che c'era ai tempi del panslavismo, dal cui l'Europa occidentale cercava di difendersi, essendosi fatta portatrice dell'ortodossia cristiana. E qui subentra ulteriormente il ruolo e la funzione del cristianesimo ortodosso, della religione in generale, a cui fa palesemente riferimento Putin, non dimentichiamocelo mai. Poi, è stato lui che ha fatto la riappacificazione fra la Chiesa ortodossa e lo Stato russo. Prima comunque la Chiesa ortodossa era comunque legata all'espansionismo russo comunque fosse. E io mi ricordo gli attacchi che sono stati fatti contro la Chiesa ortodossa, che assecondava il governo staliniano, me lo ricordo benissimo. Quindi la Germania, conseguita la unificazione del paese, si impegnò in politiche espansionistiche che hanno sconvolto la delicata bilancia delle forze nel cuore dell'Europa. Il sistema westfaliano è stato a lungo il principio ordinatore dell'Europa, al di fuori del continente europeo, in Cina, Persia, Russia, Impero Ottomano e negli Stati Uniti, vigevano e vigono concezioni differenti dell'ordine internazionale. È importantissimo questo. La sostanziale differenza del concetto di ordine internazionale tra gli europei e gli Stati Uniti. E quanto è rimasto? 10. Di tale concezioni, sto per finire in ogni caso, di tali concezioni Kissinger delinea l'origine e l'evoluzione storica e ne prospetta le possibili evoluzioni. In questa rassegna, attenzione, bisogna stare attenti, perché qui Kissinger mette bene le mani su questa sostanziale differenziazione tra Stati Uniti nati dalla diaspora protestante. Gli Stati Uniti potevano essere nati da qualsiasi altra cosa, ma li hanno creati i protestanti, i cosiddetti VASP,
ai quali si sono uniti poi gli ebrei. I cattolici negli Stati Uniti non contano niente, a meno che in quel tentativo disperato, io dico che fu un tentativo disperato, fatto dai fratelli Kennedy, che poi proprio per questo furono assassinati. Una delle motivazioni della morte di Kennedy, oltre a quella che Kennedy per le stesse ragioni della sua fede cattolica aveva fatto la moneta di Stato, una delle altre ragioni della sua morte è perché era cattolico. Se fosse stato un VASP, difficilmente sarebbe stato assassinato da quella congiura chiaramente statale che c'è stata. In questa rassegna sembra ispirarsi al grande storico francese Fernand Braudel, quando scriveva di quelle onde lunghe della storia che hanno dato un'impronta di continuità alle vicissitudini storiche dei vari paesi. Ad esempio, con un'interpretazione forse un po' forzata, Khomeini, secondo Kissinger, avrebbe innestato il progetto di estendere l'Islam oltre l'area di insediamento storico su una concezione di supremazia politica e culturale che gli veniva dall'antico ruolo imperiale della Persia, degli Achemenidi e dei Sassanidi. È importantissimo capire come questo uomo politico di grande rilevanza che era Khomeini, che fu tirato fuori da un confine a cui era stato messo in Francia per contrapporlo allo Shah, che non era più in condizioni di contrastare la penetrazione della Russia comunista, in realtà si è dimostrato il più grande nemico dell'occidentalismo, laddove, come dice giustamente Kissinger, aveva capito che Khomeini si muoveva anche in una visione storica e storicistica di recupero del potere imperiale persiano, che non è cosa da poco. Con riferimento alle concezioni dell'ordine mondiale ritenute più rilevanti anche nell'ottica odierna, Kissinger si sofferma su quattro tipi. Tra questi c'è in primo luogo quella westfaliana di cui si è già detto. Viene poi descritto il sistema islamico, fondato su un'ampia idea di comunità musulmana, la Umma famosa, che supera i confini degli stati. Kissinger, perché poi scusa, non c'è l'ecumenismo cattolico, scusa, che c'è sempre stato, è quello che ha intriso la cultura gesuitica, no? Kissinger si sofferma a lungo sul pensiero cinese basato sulla tradizionale idea di regno di mezzo inteso come grande potenza regionale. La Cina ha avuto nei secoli passati, con l'eccezione del XIX e parte del XX perché era stata asservita agli interessi egemonici inglesi, una posizione dominante nell'Asia orientale. Ed oggi, tornata ad essere una potenza, mira a conseguire un'influenza globale, soprattutto da quando avverte l'indebolimento degli Stati Uniti e il carattere circoscritto del loro impegno nell'area. Ieri l'ambasciatore americano è stato richiamato a dare spiegazioni del perché l'incrociatore loro, adesso sì, non mi ricordo il nome, è entrato nelle acque territoriali cinesi. Esatto, e qui si comincia così. Il gioco dei bussolotti comincia così. C'è infine la concezione americana, sulla quale merita spendere qualche parola in più. Eventualmente ne parleremo un'altra volta. Quello che a noi interessava stabilire, due cose. Esiste un pensatore che è Kissinger, che dopo aver fatto, come dire, l'avvoltoio, il pensatore falco, che pensava che la politica, prima di ragionarla, bisognava farla, adesso incomincia a rendersi conto che bisogna guardare lo scenario da un punto di vista brezinskiano, cioè avere sott'occhio lo scacchiere. Se non hai sott'occhio lo scacchiere non vedi assolutamente nulla. Perché? Perché nello scacchiere emergono tutte queste forze che prima non c'erano. Prima non contava niente l'India, prima non contava niente la Cina, la Russia era messa quasi in ginocchio e quindi è chiaro che il Giappone non contava niente e quindi era chiaro, l'Europa occidentale era completamente allineata sugli interessi americani e l'islamismo non c'era. Quando gli americani hanno cominciato a fare la terra bruciata nelle zone islamiche, e cioè a fare la politica del caos, se la sono presa in saccoccia.
perché c'è un principio fondamentale che è quello dell'apprendista stregone, che è importantissimo. Se tu non sai fare lo stregone, è meglio che tu non lo faccia. E con questo chiudiamola lì. Ciao a tutti, alla prossima.